Sì, noi abbiamo aderito come associazione Giovani Diabetici Molisani, ma insieme a altre associazioni della regione, abbiamo aderito a questa importante iniziativa che abbiamo collaborato e promosso l'iniziativa alla realizzazione di questo screening glicemico gratuito che sarà fino al 30 novembre, dove ci sarà la rilevazione della glicemia nelle farmacie a digiuno dalle 8:30 alle 9:30. Proprio per vedere il diabete come screening è riconosciuto e promosso alla prevenzione che noi sosteniamo proprio al riconoscimento della patologia. Allora, a livello pediatrico, diciamo, nella regione Molise siamo circa, diciamo, che noi seguiamo come associazione 300 casi. Che però non avendo il servizio attivo presso il Cardarelli, non essendoci il medico preposto, quindi l'endocrinologo, diabetologo, pediatra, e, diciamo, la cifra è questa che noi seguiamo, che vanno fuori regione al momento e quindi la cifra, diciamo, tra bambini e giovani che poi diventano adulti e quindi parliamo di diabete naturalmente di tipo 1, non di tipo 2, come è presente e sviluppato molto nelle persone adulte e anziane. È molto alta nel Molise, l'OMS l'ha definita una pandemia. Perché? Perché purtroppo si sta riscontrando anche a livello giovanile, vuoi per una cattiva alimentazione, vuoi per una mancanza di attività fisica, ma i dati dimostrano che anche i ragazzi stanno avendo questa problematica, quindi si riscontra sempre per incidentalomi, cioè vanno a fare un'analisi e si trovano la glicemia alta, scoprono di avere il diabete tipo 2. Sì, è una nostra iniziativa dove si ha la possibilità di andare a fare questo tipo di esame, ognuno di noi può entrare in farmacia e verificare qual è la sua situazione glicemica. Da qui poi partirà tutta una procedura qualora i valori dovessero essere un po' più alti della norma, parte una procedura dove si va ad approfondire qual è lo stato di salute del paziente. È un modo per far sì che le nostre farmacie siano parte integrante del nostro sistema sanitario, quindi è un'iniziativa che in Molise l'abbiamo messa in campo, ma soprattutto è un'ottima collaborazione e si ringrazia la Federfarma per la disponibilità di voler collaborare con il nostro sistema sanitario e, come dire, dare quella giusta attenzione e quella giusta informazione ai tanti cittadini. Beh, noi stiamo incentrando molto, molto il sistema sanitario sulla prevenzione, perché prevenire non è soltanto prevenire la malattia, ma anche insegnarci ed educarci ad un tenore di vita migliore, a una vita più sana, e quindi da questo si deve partire, prima di pensare che la sanità possa essere soltanto la. Sicuramente questa iniziativa non è solo fine a se stessa, perché deve mettere in campo altre iniziative finalizzate agli screening sulle piazze, sui territori, però è anche un modo per renderci più consapevoli di qual è il nostro stato di salute.